Luciana del comitato La Goccia. Sì, ma io ho due parole perché doveva esserci qualcun altro, non c'è, non sto qua. Noi del comitato, cioè il comitato La Goccia, credo che lo conoscano tutti, è nato qui sopra e quindi se qualcuno poi vuole fare delle domande le faccia. Noi lottiamo perché l'area della Goccia, che è l'area compresa tra Bovisa e Villa Pizzone, tra le due stazioni, rimanga quel parco, quel verde che attualmente è, l'area inquinata, ci sono dei problemi. Il problema vero è che il comune non vuole affrontare, cioè parte dal principio che deve sbancare per costruire, anche se non lo dice, e quindi per sbancare deve buttare giù tutte le piante. Noi invece pensiamo che intanto l'area non sia così inquinata come loro vogliono far credere. La dimostrazione è che hanno costruito l'università a 50 metri, quindi impossibile che là si muoia. E l'altra cosa è che ci sono dei nuovi sistemi di bonifica che potrebbero essere attuati e che consentirebbero di mantenere le piante. Allora, noi chiediamo a chi ci contatterà che intanto venga rivisto il PGT, perché su quell'area ci sono non so quante migliaia di metri cubi previsti dal PGT vecchio, però il PGT di questa giunta per quanto riguarda La Goccia non è stato minimamente cambiato, quindi ancora quello della giunta precedente. Che venga fatto, allora io non sono né un ingegnere, però in 3 anni qualcosa mi è entrato, che venga fatto un piano dei servizi, perché ci hanno spiegato che il Comune di Milano non ha il piano dei servizi. Quindi ora che l'università e in questo momento il Politecnico spinge per costruire dentro La Goccia, e noi sappiamo che il Politecnico che ha dei diritti in quest'area, adesso lui che spinge, allora spinge per costruire non si sa cosa, perché ha abbandonato l'architettura in Bovisa e l'ha riportata dall'altra parte, e però vuole costruire dentro La Goccia, quando, e però non essendoci un piano dei servizi non si sa intanto se le aule servono, non si sa cosa ci vogliono fare, però sappiamo solo che vogliono fare un edificio zen, che non è quello così, è un edificio zero emission e cos'altro. Noi chiediamo appunto a chi si candiderà di prevedere una revisione del PGT, di fare questo piano dei servizi e, come ha già detto qualcuno, noi sappiamo che La Goccia si trova tra il Parco delle Groane a nord e lo Scalo Farini, una nostra idea, ma che non solo nostra, che potrebbe essere un corridoio verde che dalla periferia, dalla città metropolitana, quello che sarà, arriva fino in centro. Ora, i sogni sono tutti belli, non tutti realizzabili, però quello che noi abbiamo trovato in questa giunta, prima con la De Cesaris e poi anche con l'amato Balducci, che oltre a essere assessore era anche prorettore del Politecnico, quindi chi più ne ha più ne metta, l'unica cosa che abbiamo trovato è uno sbarramento completo. Ripeto, noi chiediamo che vengano fatte queste cose di base, poi se su quello che c'è da fare dentro non vogliamo essere noi a dire cosa ci devono fare, vogliamo che però vengano tenute in considerazione. Tra l'altro ci hanno fatto fare un workshop, che comunque degli incontri che sono durati 6 mesi, in cui molti del comitato ma anche altre associazioni della zona hanno partecipato, e alla fine del workshop hanno preso nota dei nostri desideri e poi l'hanno accantonato. Ho capito, questo non è partecipazione. Basta, quindi poi vorrò parlare con la professoressa Emilia. Dimmi. No, finisci. No, dico basta, tutto qua, noi non abbiamo altro da chiedere o da dire, a meno che qualcuno voglia dare informazioni specifiche. Allora, che... Scusate, posso dire che se siete voi della Goccia senz'altro, ma tu per piacere, se dopo mi dai la tua mail eccetera, perché la mia idea è riunirci, mettere assieme voi della Goccia, quelli della Piazza d'Armi, questa idea, allora il vostro progetto, non sapevo, sugli scali ferroviari, con degli architetti che conosciamo, per esempio io so, mi sembra che il 23 del prossimo mese è disposto a venire Brenna, poi verrà in marzo, ma se noi cominciamo a metterci assieme e a fare un progetto anche per la campagna elettorale, secondo me sarebbe importante tutte le idee che abbiamo sui territori, perché noi abbiamo fatto una petizione di principio che bisogna avere una visione generale, ma riuscire a mettere giù 2 o 3 idee, per esempio tu adesso dici questa roba del piano dei servizi,
Io so che, che quest'anno devono rivedere il PGT. Allora, che cosa chiediamo? Ma realisticamente, non teoricamente come architetti, ma in rapporto ai territori e poi con l'aiuto ovviamente degli urbanisti per trasformare in un linguaggio che certo non è il mio, io non so le parole che si devono usare. Per cui se il vostro indirizzo ce l'ho già, se qualcuno vuole far parte di questo primo incontro per mettere assieme un gruppo che costruisce un pezzettino di programma sull'urbanistica della città, secondo me è indispensabile. Integrare qualche lettera Luciana, tra l'altro, riprendendo il discorso prima della partecipazione e tutto, il Comitato La Goccia nasce dall'incontro tra Guido Tassinari e me, che nonostante fossi vicepresidente della Commissione Territorio del Consiglio di Zona 9, non sapevo nulla, perché era tutto stato deciso all'interno delle stanze segrete di Palazzo Marino, riguardo al fatto che il Comune aveva le mire su quell'area, stava iniziando ad accelerare, era un'accelerata. Questa è la partecipazione e la democrazia dal basso, secondo quelli che sono adesso. Posso aggiungere un'altra cosa? Ecco, me l'hai ricordato tu, la trasparenza. Cioè qui ogni volta che si chiede un atto all'ufficio bonifiche, noi devo dire che finché c'era Leo, tramite Leo, poi quando è andato via Leo, tramite qualcun altro, ma tu ogni volta che chiedi un atto all'ufficio bonifiche, neanche se piangi un cinese te lo danno, anche se ci sono tutte le normative, tutte le cose. Quindi la trasparenza degli atti pubblici, secondo me, questa è una cosa che dovete assolutamente mettere. E tra l'altro... Per concludere, il Comune di Milano ha avviato il processo di bonifica senza tener conto dell'analisi di rischio, come invece dice la legge di decreto ministeriale 152 del 2006, in cui viene detto chiaramente che per procedere alla fase di bonifica è necessario valutare l'impatto reale che quel territorio ha su coloro che lo vivono. Questa cosa il Comune non l'ha fatto, per procedere subito alla spesa di 5.300.000 euro da parte del che sono stati finanziati da parte del governo Monti per il piano nazionale della città, per smuovere la terra, perché in questo momento l'interesse principale è smuovere la terra. Inizia a smuovere la terra su quel 10% di area e legittimi poi il restante 90% a procedere con la stessa procedura, che significa interessi enormi a livello economico, ancora prima della speculazione edilizia, cioè nel senso della casa che cresce, c'è questo tipo di speculazione che viene fatta dalla terra, sul movimento della terra. E ci sono, scusate, però mi pareva doveroso sottolinearlo. Sì, vai. Una questione velocissima, perché io vorrei sottolineare un aspetto che non è stato, cioè premetto, sono d'accordo, no, con tutte gli obiettivi che sono stati proposti nell'analisi di quello che diceva, soprattutto con quello che diceva Previo all'inizio della riunione, quando parlava, diciamo, noi ci dobbiamo mettere assieme, ma dobbiamo metterci assieme partendo da quello che vogliamo fare effettivamente, cioè l'obiettivo è quello, ci mettiamo cosa fare per riuscire, cioè la pratica dell'obiettivo. In questa maniera qui tu riesci in qualche modo a ricostruire un processo unitario che garantisce la partecipazione di tutti quanti. Sono molto stringato perché chiaramente voglio essere molto veloce. Io credo che questa cosa qui sia essenziale per capire la fase che stiamo attraversando. Quando noi parliamo del PD che ormai, cioè sulla scelta che abbiamo fatto noi di non partecipare alle primarie di questo passo, noi lo facciamo sulla base di una considerazione molto molto precisa. Cioè siamo arrivati a dire che il percorso che ha visto a partire dal PCPDS fino ad arrivare ai giorni nostri, con i vari governi di centro-sinistra che sono succeduti e con le scelte fatte ultimamente da Monti, Dini e tutto via di questo passo, oggettivamente il PD oggi rappresenta è la rappresentanza politica dell'avversario di classe, semplicemente questa cosa. Ma quando noi diciamo questa cosa qui, dobbiamo prendere atto che la situazione politica complessiva nel paese e quindi sulla rappresentanza politica è cambiata totalmente. Prima anche la sinistra, sbagliando secondo me, scontando poi quello che è la condotta, quella che è oggi come capacità, come forza, diciamo, come relazione con la gente che intende rappresentare, è quella di pensare che un centro-sinistra fosse permeabile
no? Alle esigenze del, del movimento, lo sciopero, quindi qualche cosa in qualche modo cambia. Mentre noi ci cullavamo dentro questa illusione qui, no? Sul gestire il gestibile, eccetera, eccetera, passava quella che abbiamo chiamato la ristrutturazione neoliberista. Dobbiamo recuperare, visto, tenendo conto di quello che diceva prima, che dicevo prima, che è cambiata la fase, il ruolo della sinistra, che è quello della trasformazione sociale, quindi in qualche modo di non accettare più quelle che sono le compatibilità di sistema, anche a livello comunale, ecco, parlo anche di queste cose qua. Cioè Pisapia, lui cosa ha fatto? Nel bene e nel male ha gestito quello che era gestibile, dopodiché nelle pieghe è riuscito a fare qualche cosa che in qualche modo è riuscito a rispondere a un minimo di esigenza. Ma però sostanzialmente la politica sostanziale è stato quello di agire all'interno delle compatibilità di quello che c'era prima, le metropolitane piuttosto che eccetera. Altra considerazione. Cos'è che è riuscito in qualche modo a, a ottenere dei risultati? Tutto quello che ha, tutte le situazioni che sono riuscite a mettere in campo dei rapporti di forza concreti. Uno stadio, via d'acqua, e tutte queste robe. Le altre cose hanno, sono scontrate con una difficoltà terribile da questo, perché nel momento in cui noi diciamo che non c'è più la possibilità di pensare a un governo anche comunale, sensibile, in qualche modo condizionabile dal, dalle richieste delle persone, ecco che allora i rapporti di forza diventano una cosa indispensabile, essenziale. Senza quello tu non, devi, non riesci a combinare niente. Ecco, secondo me questa è la cosa che deve essere tenuta in considerazione, perché tutti gli obiettivi che sono stati citati adesso, condivisibilissimi, cioè, poi però non possono scontrarsi con quelle che sono le compatibilità. No, non si può fare perché non ci sono i soldi, no, non si può fare perché ci sono i vincoli, via di questo passo. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che queste cose qui devono essere fatte saltare, punto. Se no, non, sia, non siamo in grado, non saremo, no, lo dico, penso che sia, condividiamo, non saremo in grado di recuperare quelle persone che alla lotta di classe, che al fatto che comunque lottando ci si può difendere o conquistare, non ci credono più e non vanno a votare, oppure per protesta votano Grillo, cose. Noi dobbiamo riuscire in qualche modo a dire, se ci mettiamo a ricostruire quei rapporti, è quello che dicevi anche se prima, adesso, quando, oppure il compagno quando dice abbiamo messo in piedi il comitato che riesce in qualche modo risponde ai bisogni, oppure quello che noi chiamiamo Stato sociale perché interviene. Ecco, se non riusciamo a fare queste cose qua, per ridare un minimo di fiducia alle persone, di ricostruire il fatto che insieme si può, e quindi combattere quello che è la disillusione anche da un punto di vista sindacale, no? Quello che è successo all'interno delle fabbriche, la deindustrializzazione, la concertazione che ha portato a, tutte le volte che facevi lo sciopero sembrava che dovevi andare indietro invece di andare avanti con le conquiste, via di questo passo. Se non riusciamo a fare questo passaggio di creare quella fiducia che insieme si può in ogni caso difendere o ottenere qualche cosa, insomma, di riuscire a contrattare, allora non andremo da nessuna parte. Secondo me questa è, quella, è la cosa da mettere in evidenza. Poi possiamo discutere degli obiettivi, ma però dobbiamo essere in grado di realizzare una scelta di fondo, che è quella che noi dobbiamo recuperare quel ruolo di trasformazione sociale che non tiene più conto delle compatibilità cosiddette di sistema. Grazie. Marco Conti, sono della zona 8. Comunque, a tal proposito, noi abbiamo scelto il nome Milano verso la città futura perché ci ricambiamo alla tradizione comunista che voleva il cambiamento radicale della società. Voleva. E vuole ancora. Passo la parola a dove è la per forza? No, ma anche sta lì. Stare qui, non ti riprendo. Lui si arrabbia. Non ti riprendono sotto l'orecchio. Stai lì. No, io toglierò soltanto 5 minuti giusto per dare un pezzettino di contributo in base a quella che è la mia esperienza nella città di Milano, anche se non sono residente qua, e che è legata alla mia esperienza lavorativa. Prendendo spunto anche dall'ultimo intervento che faceva Marco. Ora, non si è parlato molto delle aree industriali, della fabbrica, delle anzi non per niente, a parte l'ultimo intervento. E per quanto riguarda la questione del lavoro, invece questa è una
pezzo fondamentale di quello che sta succedendo nella città di Milano, a fianco a tutta la deriva precaria del mondo del lavoro. Dall'altro c'è la distruzione di tutto il tessuto produttivo e di tutto il tessuto lavorativo che non era precario. Cioè, i lavoratori e lavoratrici che lavoravano o lavorano in fabbriche, tra l'altro produttive, che avevano, diciamo così, un tipo di inquadramento professionale a tempo indeterminato, con dei livelli contrattuali ancora di un certo tipo, piano piano si stanno estinguendo. In due modi. Uno, vabbè, attraverso le ristrutturazioni solo del personale. Due, attraverso l'abbandono delle aree industriali. Come l'esperienza della Marcegaglia di Milano, dove lavoravo io, è come dire, emblematica in questo senso, da manuale. Il cavaliere Steno Marcegaglia 15 anni fa ha acquistato, attraverso la legge Prodi, che favoriva quelle imprese che rivalorizzavano delle aree industriali abbandonate, ha acquistato quella che una volta era la Breda siderurgica. All'epoca, adesso io non so benissimo se l'hanno acquistata dal comune, se l'hanno acquistata in parte dai comuni, in parte dai privati. Dallo Stato. E il prezzo di acquisto è stato di 50.000 lire al metro quadro, un'area di 80.000 metri quadrati. Quando sono entrato a lavorare io là nel 1999, dopo circa un paio d'anni sono diventato delegato RSU e ho incominciato a rompere le palle ai miei compagni di lavoro, ma anche all'organizzazione sindacale in cui ero iscritto, che era la FIOM, per cercare di capire che tipo di traiettoria stava prendendo il nuovo piano di governo del territorio, perché, come dire, da come si stava muovendo l'azienda già allora, io e altri compagni di lavoro ce l'avevamo messi in testa che questi qua non sarebbero durati assai. Poi in realtà sono rimasti lì 13 anni ancora, però già si vedeva qual era la traiettoria che si stava prendendo. Fondamentalmente un'area industriale, la Marcegaglia era divisa per il 20% sul territorio di Sesto San Giovanni, che oggi è ancora considerato industriale perché era più governo del territorio di Sesto, e 80% sul territorio di Milano, che invece nel PGT della Moratti ha trasformato, diciamo, la destinazione d'uso di quell'area da area industriale, area sviluppo urbano misto, mi sembra che si chiama, che è praticamente una definizione, mi spiegavo, perché poi abbiamo parlato con degli urbanisti, mi spiegavano che sta roba è come dire fate quel cazzo che vi pare, no? Siete autorizzati a fare quello che volete. È chiaro che in questo modo, siccome tra l'altro l'area dell'ex Brera siderurgica si trova a ridosso di uno dei progetti edilizi più importanti che ci sono in Lombardia, che è quello della Grande Milano di Bocca, è chiaro che in questo modo, sbloccando quel territorio in questi termini, cioè che tu puoi fare quel cazzo che vuoi, l'hanno ipervalorizzato. Chiaramente la Marcegaglia appena si è svincolata dai vincoli temporali che aveva preso con lo Stato, con chi gli aveva permesso di acquistare quei terreni e quei capannoni a quel prezzo irrisorio, ha cercato, come voi riuscite a fare, di liberare l'aria. Ma questa non è una cosa che è successa soltanto alla Marcegaglia, è una cosa che è successa in tantissimi stabilimenti nei dintorni di Milano che poi sono stati oggetti di speculazione. Adesso, nel territorio milanese ce ne sono diversi, poi nell'area metropolitana non ne parliamo. Arese, adesso sta ritornando in auge la questione lì della zona di via Rubattino dove ci sta la INS, insomma, ce ne sono diversi. Per cui è fondamentale che su questo terreno qui, per esempio, visto che l'anno prossimo si discuterà il prossimo piano generale del territorio, noi su questa questione dell'area industriale agiamo. Cioè, già, facciamo una proposta estremamente radicale, cioè di riportare a industriale quelle aree che temporaneamente sono per che attraverso queste trasformazioni hanno favorito la desertificazione industriale della città, hanno favorito quindi la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, che poi da posti di lavoro buoni si sono trasformati in posti di lavoro di merda, e hanno favorito l'ingrassamento
megagalattico delle tasche degli imprenditori, perché guardate che Marcegaglia nel momento in cui riuscirà a vendere quell'area, è uno degli obiettivi che ci siamo posti noi pochi lavoratori che stiamo ancora invertendo con quell'azienda, è di impedirglielo, no? E praticamente loro attraverso una firma avranno un profitto di circa 300 milioni di euro, che significa, cioè, il profitto che avrebbero avuto rimanendo a lavorare in quell'area con noi per altri 30 anni. Cioè, per cui, questo che cosa vuol dire? Che determinate scelte incidano gravemente su quelle che sono le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano nell'industria. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, come dire, atteggiamenti di leggerezza su queste cose ci hanno fatto trovare poi in questa situazione e non ci rendono incisivi, per esempio, poi nel rapporto che abbiamo con quei lavoratori che dimmi di tagliare quando devo smettere, devo dare. Non preoccupare. E quindi questo aspetto è fondamentale. Tra l'altro, per tornare all'amministrazione Pisapia e all'amica che mi aveva presentato, come si chiama? La Rosica. No? Il vostro compagno che fa lo spartello, Federico, 20 anni fa, mi ha portato a una riunione con la compagna Tajani, che era all'epoca la responsabile del lavoro dei giovani comunisti. E vi dico che in quella riunione, dopo un quarto d'ora, l'ho mandata a fare in culo. Questa è stata l'esperienza che ho avuto io con la Tajani, dopo un quarto d'ora, mandata a fare in culo, e vabbè, lasciamo stare, proprio. Cioè, ma infatti questo, come dire, mi ha fatto avere anche un pessimo rapporto con tutti i partiti, perché se questa è la vostra responsabile del lavoro, stiamo a posto, stiamo, no? Appena entrati in fabbrica. Abbiamo avuto a che fare con questa iper, per cui siamo arrivati tardi su questo terreno, durante la vertenza ci siamo rapportati al comune, chiaramente ci hanno... Zero, cioè proprio strafottenza totale. Tra l'altro, quell'altro stronzo del capo del suo partito, Vendola, è considerato dalla Marcegaglia uno dei migliori governatori d'Italia, perché in Puglia gli ha fatto fare quel cazzo che voleva, hanno aperto qualcosa come 6 o 7 termovalorizzatori che inquinano e devastano territori bellissimi, uno l'hanno praticamente l'hanno costruito ai piedi del Gargano, cioè immaginatevi. Sinistra, ecologia. Esatto. Ecologia. Per cui è chiaro, abbandono totale. Addirittura la signora Tajani, quando sono stati qua, quando hanno firmato l'accordo separato Film e Wilm e hanno fatto quelle robe che servono a, per ricollocare i lavoratori che si vengono messi in mobilità, ci formano delle strutture che cercano attraverso le si chiamano reti di partenariato, l'assessore Tajani non ha voluto nemmeno sottoscrivere la partecipazione alla rete di partenariato per ritrovare, per farvi capire, cioè nella percezione dei lavoratori e delle lavoratrici, questa amministrazione che cosa è stato. Concludo, io faccio diciamo, attività sindacale da quando sono arrivato in questa città. È uno dei problemi più grossi, no? Secondo me, che abbiamo avuto noi come militanti comunisti, in pubblico ho fatto il mio dovere, è che su questo aspetto però abbiamo derogato e delegato, derogato al nostro ruolo che sto dicendo, e delegato alle organizzazioni sindacali, che però non sono organizzazioni politiche, il sindacato vende le braccia e in determinate condizioni le vende pure male. Il ruolo della politica nelle lotte sindacali è fondamentale. Se noi nel nostro approccio, diciamo così, programmatico, sia sul terreno, diciamo così, elettorale, perché adesso ci sono le elezioni e parliamo di questo, no? Però in termini generali dobbiamo recuperare una nostra programmaticità per quanto riguarda la lotta di classe, la lotta dei lavoratori, integrarla e renderla, diciamo così, una parte della battaglia che facciamo sia nelle amministrazioni, ma soprattutto nel sostegno e nella partecipazione attiva dalle vertenze che ci sono, perché spesso l'errore grosso che secondo me è stato fatto è quello di pensare al nostro ruolo rispetto alla vertenzialità e al conflitto di mero sostegno. In realtà noi dobbiamo ritornare a essere i promotori, le avanguardie, quelli che dentro le lotte sono dei punti di riferimento e hanno poi
seduti nei consigli di amministrazione comunale dei compagni che, come dire, che sono conseguenti nella nostra battaglia per difendere i posti di lavoro, per aumentare i diritti, per aumentare i salari, eccetera. Grazie. Tanto c'è tempo, no, ma ci sarà tempo. Ah, dai, abbiamo solo due minuti. Dai, perché sono 27. Dai, facciamo.